Hai mai pensato che una cosa potesse accadere e poi magari è successa? Sono Mr. Matchpoint e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente. Per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista, e anche sul nome del prossimo erede al trono. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. Sisal Matchpoint presenta scommesse on demand. Da oggi sei tu che inventi le scommesse. Sisal si riserva di valutare le proposte. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Vuoi sapere di più sull'affidabilità dei tuoi clienti e dei tuoi fornitori? Vuoi incrementare il tuo business? Guidamonaci.it è il portale qualificato della Business Community per scaricare liste personalizzate con visure, bilanci e dossier aziendali, tutto online su guidamonaci.it. Business e Marketing Intelligence dal 1870. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Speciale Calcio. Un saluto da Pietro Cesaro. Cominciamo subito col raccontare dei sorteggi che si sono svolti venerdì scorso e che hanno determinato i gironi per la fase finale dei campionati mondiali di calcio che si svolgeranno in Russia nel 2018, dove l'Italia chiaramente dopo 60 anni non parteciperà a questa fase finale. Discorso introduttivo del presidente Putin, poi del presidente della FIFA Infantino e presenti all'estrazione tra l'altro grandi ex campioni come Maradona, Blanc, Cannavaro, Cafu, Gordon Banks, il portiere della nazionale che vinse, nazionale inglese che vinse i mondiali nel 1966. La Germania, campione uscente, se la vedrà con Messico, Svezia e Sud Corea, il Brasile con Svizzera, Costa Rica e Serbia. Nel girone B, Portogallo e Spagna andranno a giocare il derby iberico, mentre l'Argentina sarà presente in girone con l'Islanda, la Croazia e la Nigeria. Lungo turno di Serie A iniziato con gli anticipi venerdì scorso per agevolare naturalmente le squadre impegnate nell'ultimo turno di Champions League e anche di Europa League, anche se non erano presenti le squadre di Europa League in questi anticipi. Campionato che tra l'altro si concluderà lunedì sera con due posticipi alle 19 Crotone-Udinese e alle 21 Verona-Genoa. Iniziato, dicevamo, alle 18:30 venerdì scorso con la vittoria all'Olimpico della Roma 3-1 sulla SPAL, Roma agevolata dopo l'espulsione del capitano della SPAL dopo 10 minuti per fallo su Dzeko, vantaggio della Roma con lo stesso Dzeko di sinistro con un tiro che ha colpito il palo interno, 2-0 di Strootman che ha risolto di sinistro un batti e ribatti in aria, 3-0 di Pellegrini di testa, poi accorciato le distanze la SPAL con Viviani che ha segnato sulla respinta del portiere poi della traversa, azione che si era sviluppata però da un calcio di rigore tirato due volte. Al 64esimo si è rivisto per la prima volta, a parte la pubblicità che sta girando in questi giorni sulle televisioni nazionali, Schick, l'acquisto che era stato in un certo senso rifiutato dalla Juventus nel mercato estivo e dopo la situazione si è ristabilita anche da soprattutto per quanto riguarda il suo aspetto personale legato alla sua salute. 1-0 nel big match più tardi al San Paolo tra Napoli e Juventus, grande aspettativa per questo match che si è risolto con un gol dell'ex, come capita spesso da quando Higuain ha lasciato Napoli per la sponda torinese, il gol segnato da Higuain che ha anticipato Koulibaly e Reina contemporaneamente. Per il Napoli da segnalare diversi tentativi sia di testa che di piede di Insigne che ha trovato sempre Buffon pronto. Sabato sera il posticipo tra Torino e Atalanta, tra l'altro il Torino ha giocato con la maglia della Chapecoense, la squadra brasiliana che giusto un anno fa aveva perso diversi membri della squadra proprio dopo un incidente aereo, cosa che lo accomuna a quello che è successo nel 1949 proprio al Grande Torino. Si è creato chiaramente un gemellaggio purtroppo grazie a questo evento tragico. Il gol del Torino segnato da Ancolu di testa, situazione di calcio d'angolo, e il pareggio più tardi dell'Atalanta con Ilicic di sinistro servito da Petagna. Ascoltiamo adesso Kakà, ha preso naturalmente dopo una visita a Milano, che ci parla un po' anche del suo futuro, ex giocatore ricordiamo oltre che del Milan ultimamente nella Major League Soccer con Orlando. Hai mai pensato che una cosa potesse accadere e poi magari è successa? Sono Mr. Matchpoint e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente, per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista, e anche sul nome del prossimo erede al trono. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. Sisal Matchpoint presenta scommesse on demand. Da oggi sei tu che inventi le scommesse. Sisal si riserva di valutare le proposte. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Ah, bellissimo. Quindi essere qua a Milano, ritornare. Io sono 3 giorni che sono qua, ho fatto un giro della città camminando e
Sono veramente bei ricordi, quindi è bello per me, dopo 3 anni essere qui ancora è molto bello. No, abbiamo parlato solo di alcune cose, idee, perché per me è un momento personale speciale, devo decidere ancora cosa voglio fare, se voglio giocare o no, ho preso questo tempo per me, per decidere fuori calcio, fuori tutto, perché penso che da qui in poi sarà la mia vita, quindi ho detto questo che ho detto a Marco, che è un momento mio personale, però avere questo avvicinamento, riavvicinare a questa società, al Milan, per me è stato bellissimo. Solo di avere questa opportunità di essere qua, di sapere che c'è la possibilità di stare vicino al Milan ancora, per me è molto bello. Però, come ho detto, devo prima decidere quello che voglio fare, se giocare o no, e poi decidere se non gioco cosa faccio. No, io ancora è tutto una ipotesi, quindi per me è difficile parlare di queste cose, quindi stare vicino al Milan è già una cosa bellissima. Poi il ruolo, sì, avrà questo ruolo, vedremo. Bene, l'idea penso che sia chiara per tutti, quindi è portare il Milan a essere una squadra protagonista sia in Italia che in Europa, come sempre è stato. Come si farà questo? Quello che ognuno prende la sua strada, quindi la società adesso ha le sue idee per far questo, però alla fine l'obiettivo finale penso che per tutti sono molto chiari con quello. Questo dipende assolutamente dai risultati in campo, è questo che, e quindi le decisioni che si prendono fuori è quello che darà questa direzione. Però parlare di tempo non lo so, dobbiamo aspettare e vedere ogni anno quello che succede, come si vede, come procede la squadra, per poi vedere e rivedere il Milan alzando delle coppe. Sempre il rapporto che ho con la società, con questa squadra è bellissimo. Anche quello ho detto a Fassoni, perché è strano, no? Per un brasiliano venire in Italia e avere un rapporto con una società italiana in questa maniera, per me è molto molto bello, quindi sono contento di essere qua, contento di rivedere tanti di voi tifosi, quindi bello, grazie. Impresa in settimana del Pordenone, che ha battuto 2-1 il Cagliari in Coppa Italia, il Cagliari che con Lopez in panchina e Colucci per la guida tecnica del Pordenone, con i friulani, tra l'altro unica squadra di Lega Pro a giocare i 16esimi finale, cosa che lo ha accomunato diciamo come destino, anche se chiaramente era arrivata più avanti in semifinale all'Alessandria, che un paio di stagioni fa aveva giocato a San Siro contro il Milan, e lo stesso destino è capitato al Pordenone, vincendo il suo turno giocherà contro l'Inter, ma poi vedremo quali saranno gli abbinamenti di ottavi di finale. Il vantaggio della squadra friulana con un tiro sorpresa di Sainz Mazza, il pareggio più tardi di De Sena che ha anticipato il portiere in uscita, e poi il 2-1 finale di Bassoli con un colpo di testa al difensore Bassoli. E sentiamo proprio da Rai Sport gli ultimi minuti della partita, che chiaramente risultano storici per il pubblico pordenonese, che tra l'altro era anche presente allo stadio di Cagliari. Dunque il Pordenone passa agli ottavi di finale, il 12 dicembre incontrerà a San Siro l'Inter, dunque continua il sogno dei neroverdi, tutti in mezzo al campo ad abbracciarsi. È un sogno che si è realizzato, andare a San Siro penso che sia ambito da tantissime persone, soprattutto con due categorie di differenza. Oggi secondo me in campo abbiamo messo tutta la forza, tutta la fame che avevamo, e per raggiungere questo sogno siamo felicissimi. Sì, è la legge dei grandi numeri che di solito non sbaglia. Noi abbiamo messo in campo tutta la voglia e speriamo di seguire il loro esempio. Ma abbiamo affrontato benissimo la partita, sapevamo che potevamo giocarcela perché si è stati in partita fino alla fine, poi abbiamo vinto, a volte perde, a volte vince, ma oggi è andata così. Gli ottavi di finale avranno questi abbinamenti: Juventus-Genova, Roma-Torino, Atalanta-Sassuolo, Napoli-Udinese, Milan-Verona, detto appunto di Inter-Pordenone, Fiorentina-Sampdoria, Lazio-Cittadella. Tra l'altro in questo turno dei 16esimi di finale non si è utilizzata né la VAR né la Goal Line Technology, che però ci saranno dagli ottavi di finale in poi.
poi. In settimana la nazionale italiana di calcio femminile guidata da Milena Bertolini ha ottenuto un'altra vittoria nel girone di qualificazione ai prossimi mondiali che si disputeranno nel 2019, 1-0 ad Estoril ai danni del Portogallo, gol della Sabatino nel finale, annullato un gol al Portogallo per fallo dubbio sul portiere della nazionale Giuliani. A proposito di calcio femminile, ha ripreso il turno di Serie A, tra l'altro notizia, le partite già iniziate sabato scorso con la ripresa di Juventus Brescia saranno appunto riprese da Rai Sport. Andiamo a vedere un po' il turno di Serie A di calcio femminile, dove c'è stata la vittoria nel big match della Juventus contro il Brescia, 4-0, gol della Boattin, Franci, Galli e Bonansea, 4-0 anche della Fiorentina Women's sul Chievo Verona, con un gol anche della nazionale, l'attaccante Ilaria Mauro. Vince il Tavagnacco 5-1 a Ravenna, in classifica prima la Juventus a 21, Brescia a 18, Tavagnacco a 16 e le detentrici del titolo Fiorentina Women's a 12 insieme all'Atalanta. Su Speciale Calcio, l'ex calciatore della settimana. Oggi parliamo di Pierino Prati, che è nato a Cinisello Balsamo il 13 dicembre 1946, campione europeo nel 1968 e finalista mondiale nel 1970 con la nazionale italiana. Era soprannominato Pierino La Peste e debuttò in Serie A con il Milan nel 1965-66. Ceduto in prestito al Savona, disputò una stagione in Serie B per ritornare al Milan l'anno successivo. Alla sua prima stagione completa in massima serie fu capocannoniere con 15 gol, contribuendo alla vittoria del campionato del Milan. Con la stessa squadra conquistò la Coppa delle Coppe nel 1968 e l'anno successivo la Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale. Nella finale con l'Ajax segnò 3 dei 4 gol, dove il Milan vinse per 4-1. Lasciò il Milan nel 1973 per passare alla Roma fino al 1977, segnando 82 gol con la maglia giallorossa. Giocò anche nella Fiorentina, nel Savona e una parentesi negli Stati Uniti con i Rochester Lancers. È stato anche allenatore e collabora con la scuola calcio del Milan. Beh, direi di sì, anche perché da bambino erano sogni che mi tormentavano nella testa di riuscire comunque a prima giocare a pallone bene, poi vedendo la televisione a aspirare che un giorno sarei stato a giocare lì in quelle partite, vedendo le finali, a assistere a quelle finali quando ero più grande, e tutto questo mi è capitato, mi è successo. Sono uno dei fortunati che arrivano a fare una carriera riuscendo in pratica ad arrivare a quasi tutti gli obiettivi che il calcio ti propone. Di tutto, difatti, mi manca solo il mondiale, essendo stato presente in quella famosa nazionale dove perse col Brasile nel 70 a Città del Messico. Ecco, è l'unica cosa che sicuramente manca nello spazio del mio cuore, che ero occupato di tutte le altre. Pensi, vi dirò la storia, perché io quella sera lì, quando si andava verso lo stadio sul Pullman, dove c'era un silenzio per la concentrazione che avevamo tutti, perché arrivare a fare una finale di Champions non capita a tutti, veramente, anche ai più bravi. C'è gente che è bravissima però non riesce mai a arrivare poi a giocare in una finale. Era stata preparata molto bene, con una squadra molto forte, Emergenze, tanto è vero che poi il loro capitano Cruyff fu pallone d'oro per 3 anni di fila. Però quella sera io dovevo fare qualcosa di eccezionale, perché era un evento talmente importante che per uno che faceva il mio mestiere, cioè il centroavanti che di solito deve fare gol, quella sera il gol per me era la cosa più importante di quella partita. Addirittura poi riuscì in una serata magica a farne 3, rimanendo ancora tuttora l'unico italiano a aver fatto 3 gol in una finale. Dunque il massimo, credo che sia stato veramente molto fortunato, e aver giocato con dei compagni molto bravi. E sulla sinistra è andato Sormani, salta molto bene Sormani, Pulshoff, Sormani, traversone, colpo di testa di Prati ed è gol. Prati ha portato in vantaggio il Milan. Rivera, colpo di tacco per Prati, tiro, 2-0, rete di Prati. Ecco lo scambio bello, forse ci siamo, no, troppo tardi, pallone, rete
Pierino Prati ancora 4-1. Su Speciale Calcio, l'ex calciatore della settimana. È tutto anche per questa settimana. Se volete riascoltare la trasmissione andate su podcastcalcio.com. Un saluto da Pietro Cesaro. Hai mai pensato che una cosa potesse accadere e poi magari è successa? Sono Mr. Matchpoint e sono qui per dirti che con Scommesse On Demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente. Per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista, e anche sul nome del prossimo erede al trono. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. Sisal Matchpoint presenta Scommesse On Demand. Da oggi sei tu che inventi le scommesse. Sisal si riserva di valutare le proposte. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulenzapubblicitaria.com promuove il tuo marchio su radio, podcast, internet e realizziamo il tuo podcast aziendale.